preoccupanti i dati sulla carenza di medici in Campania. Ancora polemiche e scontro tra governatore e sindaco di Napoli sui fondi per il Sud. Boom di prenotazioni nel capoluogo partenopeo per le festività. Calcio Napoli, De Laurentiis annuncia: non rifarò l'impianto di fuorigrotta, ne costruirò uno nuovo a Bagnoli. Buonasera dalla redazione, in apertura ci occupiamo di sanità. I dati della Fondazione Gimbe sui medici in Campania è preoccupante, una carenza destinata a crescere. Sara Iannaccone. Allarme rosso in Italia, in particolare in Campania, dove i medici di medicina generale sono pochi e sovraccarichi. Ad annunciare la preoccupante statistica è la Fondazione Gimbe, che analizza le criticità in ogni singolo territorio. In Campania, ad esempio, il 58,4% dei medici supera il massimale di 1.500 assistiti contro la media nazionale del 47,7%. La situazione non potrà che peggiorare se si considera che nel 2022 in Campania l'80,7% dei professionisti di base aveva oltre 27 anni di laurea contro la media nazionale del 72,5%. Considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero di borse di studio per gli anni 2020-2023, nel 2026 il numero di medici di medicina generale in Campania diminuirà di 384 unità rispetto al 2022. Dall'osservatorio Gimbe è possibile anche verificare un report che testimonia la perdita di 37 miliardi di euro del Servizio Sanitario Nazionale dal 2010 al 2020, dove sono i cittadini a pagare il prezzo più alto di questa corsa alla demolizione alla sanità pubblica. Diverse sono le associazioni politiche che si sono costituite in questi anni per denunciare le drammatiche conseguenze di queste scelte. Buona parte degli attivisti poi spesso sottolineano che parallelamente, mentre da una parte vengono applicati dei tagli in un settore essenziale della società, dall'altra vengono impiegati ingenti investimenti economici per mantenere guerre non volute dal popolo e che hanno come risultato distruzione e povertà. Prepareremo una nuova campagna di comunicazione di massa su quello che sta succedendo al Ministero della Salute. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del convegno tenutosi alla Cardarelli di Napoli sull'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità nel Mezzogiorno. Per noi c'era Barbara Tafuri. Le ricadute sono su tutto il sistema. Quindi non si può avere un disegno di legge che va avanti a prescindere. L'attuale disegno di legge prevede che si facciano gli accordi governo-regione, 30 giorni di tempo al Parlamento per ratificare, se non ratifica andiamo avanti comunque. Come andiamo avanti comunque? Così ha parlato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dal palco del convegno L'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità del Mezzogiorno, che si è svolto all'ospedale Cardarelli di Napoli. Un lungo intervento in cui ha elencato tutte le criticità del settore, a partire dalla mancanza di medici e posti letto, alla mancata erogazione dei fondi da parte del governo e anche del sistema di accesso alla facoltà di medicina attraverso i test, senza mai risparmiare alcuna considerazione sui componenti del governo in carica. Con un linguaggio diplomatico, come sapete, ho detto che abbiamo un governo nel quale si registrano, come dire, presenze di disturbati mentali. A che mi riferivo? Mi riferivo al fatto che stiamo adottando comportamenti nettamente contrapposti. Cioè parliamo di autonomia differenziata, di decentramento di ulteriori poteri e contemporaneamente stiamo facendo oggi in Italia la più grande centralizzazione neoborbonica che si sia mai fatta in Italia. Cioè stiamo centralizzando non nel governo, ma nella stanza del Presidente del Consiglio. L'autonomia differenziata è il colpo di grazia al sistema sanitario nazionale, secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Il divario pesa tantissimo perché ormai non credo si possa più definire così, perché è una vera e propria frattura strutturale tra le regioni del nord e quelle del sud, dove di fatto con l'autonomia differenziata si rischia di sancire in maniera normativa quello che è una differenziazione del diritto costituzionale alla tutela della salute. Oggi i cittadini del sud, per ragioni di varia natura, non riescono a esigere le stesse prestazioni dei cittadini del nord quando si tratta di un diritto costituzionalmente garantito. Abbiamo dato mandato all'avvocato Daniela De Novellis di presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti del presidente De Luca in seguito alle numerose affissioni di manifesti su cui campeggia in chiara evidenza il logo della Regione Campania. Tali affissioni contengono, a nostro parere, affermazioni di chiara propaganda antigovernativa volta a divulgare solo false notizie. Vogliamo ricordare allo smemorato De Luca che è stato lui a chiudere ospedali e pronto soccorso. Lo rendono noto il coordinatore cittadino
cittadino di Fratelli d'Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. I fondi per il Sud sono al centro della polemica tra governo e regione, che si allarga e coinvolge anche il comune di Napoli. Botta e risposta tra Manfredi, che invita al dialogo, e il vicepresidente della giunta Bonavitacola, che lo invita ad una chiara presa di posizione. Taisia Raio. Nuovo capitolo della querelle che vede coinvolti tre attori principali, governo, regione Campania e comune di Napoli. Si acuisce la tensione tra il primo cittadino Gaetano Manfredi, che da sempre prova a mediare, e il governatore De Luca, sul piede di guerra per le risorse che spettano al sud sul tema dei rapporti con il governo Meloni. A fronte del durissimo braccio di ferro, in particolare con il ministro Fitto, il sindaco rinnova da tempo l'invito al dialogo istituzionale. Una posizione criticata dal numero due della regione, il vicepresidente della giunta Fulvio Bonavitacola, che chiede a Manfredi di unire all'appello costruttivo una chiara presa di posizione sulle gravi responsabilità del ministero e del governo. Un richiamo però a cui Manfredi ha risposto mantenendo la propria linea. Ogni istituzione, ha dichiarato, deve dialogare con l'altra, dobbiamo pensare al bene dei cittadini. Infine, la dura controreplica di Bonavitacola: il sindaco continua a rivolgere dico le lezioni di procedura istituzionale, offendendo il lavoro e la dignità di chi con enorme pazienza e con tenacia cerca di difendere le nostre comunità, offrendo alibi a esponenti di governo che non conoscono il rispetto delle più elementari regole democratiche. Abbiamo un cronoprogramma abbastanza stretto che la ditta sta rispettando. Adesso siamo nella prima fase di demolizione, poi dopo si avvierà proprio in quest'area la costruzione dei primi tre edifici. Siamo molto fiduciosi che, se non ci saranno sorprese in attesa, i tempi che abbiamo previsto saranno completamente rispettati. Lo ha detto il sindaco di Napoli Manfredi, che ha visitato il cantiere di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, dove nelle scorse settimane hanno preso il via i lavori di rigenerazione dell'area, che prevedono la abbattimento dei due edifici, cosiddette stecche. Nella prima fase si prevedono 60 giorni di lavori. E ci spostiamo ai Campi Flegrei. In una riunione svoltasi a Roma il 1 e il 2 marzo, la Commissione Grandi Rischi ha confermato l'allerta gialla per l'area. Sentiamo. La Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile si è riunita nei giorni 1 e 2 marzo a Roma ed ha confermato l'allerta gialla per la zona dei Campi Flegrei. Riguardo alla situazione attuale del vulcano Campi Flegrei, è emerso dalle analisi degli esperti NGVOV, CNR e IREA che il valore medio della velocità di sollevamento dell'area di massima deformazione rientra nei tassi naturali di oscillazione che la caldera presenta nel lungo periodo. Allo stesso modo, sia la sismicità che il degassamento rimangono entro i valori registrati nel recente passato, si legge nella nota della Protezione Civile. Ancora, poiché lo stato generale del sistema appare sostanzialmente invariato dal punto di vista geofisico e geochimico, la Commissione non ha ritenuto necessario modificare l'attuale livello di allerta giallo, pur ribadendo l'importanza di continuare a comunicare con la popolazione e le autorità competenti riguardo agli scenari previsti, alla notevole incertezza previsionale, alle possibili azioni di mitigazione da mettere in atto. Gli esperti italiani presenti includono il direttore dell'Osservatorio Vesuviano in INGV Mauro Di Vito, i vulcanologi dell'INGV Stefano Caliro, Roberto Isaia, Tommaso Esposti Ongaro, Mattia De Micheli Vitturi, insieme a Francesco Casu del CNR IREA. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della struttura di protezione civile della Regione Campania. Mia moglie non si è suicidata, stop alle allusioni. Sono ancora tanti i nodi che deve sciogliere la Procura di Napoli, primo fra tutti quello legato all'ipotesi di istigazione al suicidio. Parla per la prima volta il marito di Antonella Di Massa, la donna di Ischia trovata morta dopo 11 giorni. Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l'ha aiutata a fare quello che ha fatto. Quest'ora è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità. È passata una settimana dalla morte della moglie, Domenico Raco, il marito. Rito parla a Fanpage per chiedere la verità sulla misteriosa fine, ribadendo un'unica certezza: Antonella non si è suicidata, assolutamente no. Ennesimo blitz ad alto impatto nel napoletano, ingente sequestro di armi.
Vasta operazione interforze di polizia, carabinieri e guardia di finanza nel napoletano. Circa 200 agenti hanno setacciato territori nei comuni di Caivano, Afragola e Casoria, eseguendo una serie di perquisizioni e controlli alle persone sottoposte a misure cautelari. A Sant'Anastasia i militari hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne incensurato del posto. Nella sua cantina, in una busta di plastica, era custodito un fucile semiautomatico calibro 12 con canne mozzate e matricola brasa, perfettamente funzionante. Nelle stesse ore gli investigatori di Castello di Cisterna, nella 219 di Pomigliano d'Arco, con il supporto del nucleo cinofili, hanno perquisito le aree comuni delle palazzine popolari. Durante i controlli sono state trovate una pistola semiautomatica completa di caricatore e munizionamento, una pistola a tamburo modificata e 26 munizioni di vario calibro. Infine, a Somma Vesuviana, blitz nel parco di edilizia popolare Fiordaliso, è stata sequestrata una pistola Beretta con matricola brasa, nel caricatore 9 proiettili. Violenza in una struttura nel napoletano, il suo compito era accudirle e tutelarle perché vittime di abusi, una addirittura per mano del patrigno. Invece ne ha approfittato violentandole entrambe e anche minacciandole. E quanto viene contestato ad un educatore di 29 anni, dipendente di una casa alloggio di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri al termine di indagini coordinate dall'ufficio inquirente di Napoli Nord. Le vittime delle violenze hanno solo 18 e 16 anni, ovviamente un passato di difficile. La struttura per minori in difficoltà in cui sarebbero avvenuti gli abusi è risultata accreditata presso la Regione Campania e il Comune. Al momento dell'arresto l'operatore era ancora in servizio nella casa alloggio. Sperimentato a Mugnano il sistema della droga con delivery per non essere arrestati. Un 19enne è stato fermato dai militari. Vediamo. Lo chiamano delivery, è il nuovo fenomeno che riguarda lo spaccio di droga itinerante, una novità del mercato dello stupefacente che dilaga e permette ai pusher di agire indisturbati con poche dosi e con la consapevolezza che in caso di controlli delle forze dell'ordine risponderanno solo di una segnalazione amministrativa quale consumatore. L'Interland partenopeo è il cuore della centrale dello spaccio, a Mugnano di Napoli in via Fleming e un via Vai Costante. L'ultimo arresto da parte dei carabinieri risale a ieri, cooptati dai gruppi criminali sempre più giovani, spesso minori e incensurati. In manette un 19enne che aveva con sé alcune dosi di hashish pronte alla vendita. I militari, dopo la perquisizione della sua abitazione, hanno rinvenuto altro stupefacente e poi ancora un bilancino di precisione e una valigetta. Nella custodia vi era una pistola scenica con un proiettile a salve in canna. Il giovane è stato arrestato. Armato di un grosso coltello da cucina seghettato, ha cercato di vendicare il nipote picchiato, sferrando un fendente alla gola a uno dei ragazzi che riteneva coinvolto nella lite. L'uomo, un 57enne, è stato fermato dai carabinieri della compagnia Vomero di Napoli in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura e poi convalidato dal giudice che ha disposto il carcere per l'indagato. I fatti risalgono allo scorso 29 febbraio, quando l'uomo avrebbe tentato di uccidere un giovane di 21 anni con un fendente alla gola nei pressi della stazione Monte Donzelli della linea 1 della metropolitana di Napoli. Ancora droga nel carcere, questa volta nascosto negli indumenti che dovevano essere consegnati alle detenute. I sindacalisti chiedono maggiori aiuti ad Avellino per garantire ordine e sicurezza. Sentiamo. Scoperti oltre 25 dosi di cocaina nella casa circondariale femminile di Avellino, colpisce ancora Spike, il cane del distaccamento cinofilo antidroga dell'omonima provincia. Il fiuto dell'amico a quattro zampe è riuscito ad individuare gli stupefacenti nascosti negli indumenti che dovevano essere consegnati alle detenute. Sono tute che provengono dall'esterno del carcere, stoccate in alcuni magazzini a cui le recluse possono accedere. Spike è noto per le sue particolari capacità di riuscire a distinguere gli odori e localizzare la droga, anche se questa viene coperta da altre sostanze per il depistaggio. L'ultima volta infatti Spike riuscì a fiutare gli stupefacenti immersi nel sugo di pomodoro, carne e melanzane, sorprendendo gli stessi agenti. Giuseppe Moretti, presidente dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, e il segretario regionale Ciro Auricchio affermano che all'interno delle carceri si combatte una guerra quotidiana con i continui ritrovamenti di droga e cellulari. Chiedono strumenti tecnologici avanzati per garantire la legalità negli istituti di pena, poiché ad Avellino mancano 60 agenti e a fatica si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna.
Violenza a Villaricca fermata dai carabinieri grazie ai vicini che hanno chiamato il 113. Le due vittime, moglie e figlia, sono in ospedale e non sono in pericolo di vita. A Villaricca un uomo di 39 anni è stato arrestato per aver picchiato la moglie e la figlia di 13 anni. Le urla delle vittime hanno allertato i vicini. A chiamare il 113 sono stati infatti i condomini delle abitazioni accanto che hanno sentito le grida strazianti della donna e della ragazzina. I carabinieri di Villaricca e Mugnano sono intervenuti quasi subito non trovandosi troppo lontano e hanno trovato l'uomo che dava calci e pugni. Ancora agitato è stato poi arrestato in manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il 39enne inoltre era già noto alle forze dell'ordine. La figlia ha testimoniato che le violenze andavano avanti da anni e che quindi abusi e vessazioni erano continue, ma purtroppo mai denunciate. Una storia di violenza che ha suscitato l'indignazione degli abitanti. Le urla sono state un chiaro segno di aiuto ed è stato necessario chiamare con urgenza i militari. Le vittime adesso si trovano in ospedale, la moglie ha una costola rotta, ma secondo i medici entrambe guariranno entro 30 giorni. Minaccia di morte l'ex compagna poiché geloso. Un 51enne di Casola è finita in manette questa mattina. Pasquale De Laurentiis. Prima aggredisce, poi minaccia di morte l'ex compagna. Oggi i carabinieri della stazione di Gragnano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni di Casola di Napoli. L'uomo è stato accusato di atti persecutori, danneggiamento, furto e violazione di domicilio. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l'uomo dallo scorso dicembre fino alla metà di febbraio avrebbe molestato la sua ex compagna, picchiandola, offendendola ed inviandole continui messaggi sul cellulare. Non solo, il 51enne, da quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe arrivato a minacciare di morte la donna, puntandole delle forbici all'addome. La ex compagna si è trovata costretta addirittura a dover modificare le proprie abitudini, dagli orari agli spostamenti. La donna quasi non usciva più di casa per evitare a ogni modo di incontrare il 51enne. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Un 36enne ha sfondato la porta di un appartamento del rione Toiano e l'ha occupata abusivamente. La proprietaria era deceduta e la legittima erede non l'abitava. Un'anziana che viveva in un appartamento a Rione Toiano, alla sua morte un uomo pluripregiudicato puteolano ha occupato la sua abitazione. È un 36enne con numerosi precedenti per droga e rapina e che da alcuni giorni si trovava all'interno di una casa al civico 55 di via Catullo, nelle palazzine di edilizia popolare soprannominate Carri Armati. L'abitazione occupata è di proprietà dell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale ed attualmente risulta assegnata ad una nipote della donna deceduta. Precisamente dopo la morte dell'anziana, la giovane, che è la legittima erede, ha avviato alcuni interventi di manutenzione nell'appartamento. L'uomo si è insidiato sfondando la porta nel momento in cui sono stati interrotti i lavori grazie all'assenza degli operai. Caso analogo è avvenuto a via Napoli a Rione Marocchini, in una casa popolare al piano terra. Agli occupanti è stata notificata l'ordinanza di sgombero dopo l'intervento della polizia. Se il provvedimento non dovesse essere rispettato, è scritto che le forze dell'ordine ricorreranno allo sfollamento. Voltiamo pagina, sono ufficiosamente partiti i lavori del quartiere collinare di Napoli, provato negli ultimi mesi da crolli e disfunzioni di vario genere. Vediamo. A 9 anni di distanza sono partiti i lavori per togliere le impalcature in legno che sostengono il muro di cinta di Castel Sant'Elmo a Largo San Martino. L'inizio della vicenda risale al 2015, quando a causa del rischio crollo si rese necessaria l'installazione della struttura, che doveva però essere temporanea. Peccato che poi sia rimasta lì per quasi un decennio. Adesso la svolta con gli operai che hanno iniziato le operazioni propedeutiche all'avvio vero e proprio dei cantieri, che si avrà appena verrà assegnato il bando. Si tratta di interventi da circa 800.000 euro gestiti dalla Regione Campania. Finalmente quindi una buona notizia per il vomero flagellato nelle scorse settimane dall'emergenza voragini. L'ultimo cedimento ieri in via Castellino, dove la strada non ha retto, ma la lista è lunga. Da via Morgan, dove sono da poco partiti i lavori di ripristino, a via Kerbacher, a poche centinaia di metri, senza dimenticare via Solimena, dove acqua e fango stavano costando la vita a due signore. Il sottosuolo in collina è una vera e propria groviera. Sono iniziati i lavori con la speranza che continuano e non si fermano a questo punto, perché come al solito, stando sotto le elezioni, tutto si fa tutto di fretta e poi si ferma. Per noi è stata una cosa indecente stare per tanti anni con un muro pericolante, strafregandosi altamente di tutto, non considerando la bellezza del sito museale di questo Largo San Martino. È una cosa che doveva essere fatta molto molto prima,
operazioni di manutenzione e di restauro, essendo uno dei luoghi più importanti che caratterizzano la città di Napoli. Sì, sono dei tempi molto molto lunghi. Sicuramente se si metterebbero a lavorare, se si metterebbero un pochettino magari più di impegno, riuscirebbero sì sicuramente a ridurre i tempi di lavoro. Ci occupiamo di clima, temperature record a febbraio, lo evidenzia il sistema di monitoraggio dell'Unione Europea Copernicus, che comunica il nono mese di fila con condizioni termiche di questo tipo. Vediamo. Lo scorso febbraio è stato il mese più caldo a livello globale mai registrato. Il dato emerge dal programma dell'Unione Europea sull'osservazione della Terra. Si tratta del nono mese consecutivo di temperature massime storiche, rileva il servizio Copernicus. Il mese scorso ha segnato 1,77 gradi in più rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900, ovvero quello di riferimento preindustriale. Preoccupa dunque il superamento della soglia critica del grado e mezzo e per 4 giorni consecutivi anche dei 2 gradi di riscaldamento. Anche le temperature della superficie del mare non sono state solo le più calde di febbraio, ma hanno superato il limite di agosto 2023. Non è sorprendente, ha dichiarato Carlo Buontempo, direttore del Climate Change Service di Copernicus. Il continuo riscaldamento del sistema climatico porta inevitabilmente a nuovi estremi di temperatura. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, ha tenuto ieri presso il campus universitario di Monte Sant'Angelo una lectio magistralis. La tutela dell'ambiente nella Costituzione è il titolo della lectio magistralis tenuta dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, agli studenti della Federico II. Al campus universitario di Monte Sant'Angelo il dibattito si è soffermato sugli articoli 9 e 41 modificati nel corso della passata legislazione. In particolare l'onorevole ha trattato i temi del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi e la salvaguardia degli animali. È importante incontrare i ragazzi dell'università qui della Federico II per parlare delle novità importanti che nella scorsa legislatura abbiamo introdotto, cioè l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e la tutela degli animali nella Carta Costituzionale. È importante perché significa costruire un nuovo sistema di tutela del nostro pianeta e costruirlo all'università insieme ai ragazzi, quindi costruire un futuro assieme. A dialogare con Costa davanti a un'aula affollata di ragazzi, Renato Briganti, professore di diritto pubblico della Federico II. Abbiamo due obiettivi importanti. Il primo è quello di far comprendere agli studenti e alle studentesse che il diritto e la politica sono strumenti che arginano il potere, quindi non è che chi vince può fare quello che vuole. Per esempio la tutela dell'ambiente è un rispetto delle future generazioni oltre che dell'ecosistema. Il secondo obiettivo è far capire che la democrazia è desiderabile, quindi che può funzionare, che le istituzioni hanno un volto umano. Turismo da record a Napoli, il capoluogo partenopeo registra un boom di prenotazioni per le festività. Taisia Raio. Napoli sta vivendo un momento di particolare popolarità sulla scena nazionale e internazionale, collocandosi tra le mete turistiche europee più in voga. Inserita lo scorso anno dal Time, è il punto di partenza di una regione, la Campania, che ha fatto della cultura, anche quella musicale, e delle specialità enogastronomiche le attrazioni di maggior successo. Trainline, app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, ha rilevato nel mese di febbraio un picco del 60% di prenotazioni per Napoli, confrontando i dati rispetto all'anno precedente. Le stazioni di destinazioni preferite, oltre naturalmente a Napoli Centrale, Piazza Garibaldi, che la fa da padrona, sono state Afragola, Campi Flegrei e Montesanto. Le città di provenienza sono state Roma, Milano, Firenze, che sono sul podio, seguite da Bologna e dalle città della regione Campania. La direttrice della Reggia di Caserta diventa stilista per una cooperativa che si occupa di donne in difficoltà e che hanno subito violenza. La nuova collezione di abiti disegnata dall'architetta Tiziana Maffei e sarà presentata domani 8 marzo al laboratorio di Ethical Fashion della cooperativa sociale Eva, in un bene confiscato alla Camorra Casal di Principe. La collezione, intitolata Geometrie di Libertà, nasce da questa relazione tra donne che partorisce una linea di abiti sinuosi realizzati con tagli geometrici e pochissime cuciture.
Lo dicevamo, domani giornata internazionale dedicata alle donne, il sito archeologico di Pompei le festeggia con l'ingresso gratuito. Per l'occasione è prevista anche l'inaugurazione della sezione femminile delle terme del foro. Un omaggio per le donne arriva anche da Pompei. Il parco archeologico apre gratuitamente l'ingresso alle donne per la giornata di domani 8 marzo e come da tradizione offre uno sguardo speciale all'altra metà del cielo, inaugurando quest'anno la sezione femminile del complesso delle Terme del Foro. Anche qui l'accesso sarà gratuito, come la villa di Poppea ad Oplontis, dove si svolgeranno visite tematiche nella villa di Poppea tra donne, ninfe e dee, a cura dell'Archeoclub di Torre Annunziata, con mostra di oggetti relativi alla cosmesi e alla bellezza femminile, a cura del gruppo storico Plontino. Le visite si terranno alle ore 9.30, 10.30 e 11.30, da sempre utilizzate come deposito di materiale archeologico e quindi occupate da ingombranti scaffalature, le terme, per la prima volta fruibili dal pubblico, hanno rivelato superfici dipinte, rimaste finora sconosciute, grazie al lavoro meticoloso dei restauratori e con l'aiuto di uno strumento laser di ultima generazione è stato possibile ammirare la bellezza della decorazione del primo ambiente, quasi come se fosse una nuova scoperta. E domani 8 marzo, giornata internazionale della donna, l'abbiamo visto, in programma ci sono diversi eventi nella nostra regione, tra cui uno a Bacoli nella casina Vanvitelliana, un concerto per le vittime di violenza. Si tratta di un evento organizzato da diverse associazioni intitolato Donne in Musica. Ne parliamo con una delle organizzatrici, Laura Patrizia Cagnazio. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti quanti voi telespettatori e telespettatrici. Siamo veramente molto lieti di presentare un'iniziativa che non è soltanto una giornata commemorativa, avrà lo scopo proprio inizio ad una rete fatta da tante associazioni del terzo settore che si muovono molto velocemente sul territorio e con il concerto in un luogo culturalmente prestigioso noi apriremo le porte dell'associazione ad una serie di attività per includere e soprattutto per aiutare le donne vittime di violenza e per dare la possibilità a tutte loro di potersi inserire nel mondo del lavoro in maniera dignitosa. Il progetto partirà proprio dal centro storico di Napoli, grazie alle iniziative appunto di queste associazioni di cui noi tutti facciamo parte. Cosa prevede la manifestazione nello specifico di domani e chi vi ha aderito? Allora, sicuramente ci sarà questo momento musicale, artistico, di musica classica. La professoressa Colomba Capriglione è la promoter di questa iniziativa musicale. Ci saranno degli interventi anche di carattere poetico e la lettura di alcuni brani. E ci sarà un omaggio anche a Matilde Serao. Oggi Matilde Serao nel 1856 nasceva e quindi ci è sembrato veramente interessante riproporre questa figura storica emblematica napoletana, una femminista antilitteram. Partecipano a questa iniziativa una serie di associazioni, tra quali la ABAC, Guest Italy, Assomime, Sedili, Onlus, APS, insomma tantissime, non vorrei dimenticare nessuno, le dovrei leggere perché veramente ci siamo tutti quanti uniti con lo scopo di portare a buon fine questa iniziativa. Ecco, noi crediamo fermamente che soltanto la rete e soltanto l'aiuto del terzo settore potrà dare una via, veramente indicare un percorso per quelle giovani donne che avranno bisogno di essere aiutate e lo sentiamo fortemente proprio come missione sociale. Bene, grazie per il suo intervento, la dottoressa Laura Patrizia Cagnazio. Ricordiamo allora l'appuntamento per domani 8 marzo alle ore 17 alla casina Vanvitelliana di Bacoli. Grazie. Grazie a lei e a tutti quanti i telespettatori. Buona serata. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Napoli può vantare un nuovo e prezioso acquisto. Sarà possibile infatti ammirare nella Biblioteca Nazionale della città una lettera di Giacomo Leopardi indirizzata a suo cugino Melchiorri. Vediamo.
Nuovo ricco acquisto da parte della Biblioteca Nazionale di Napoli. Si tratta di una preziosa lettera autografa di Giacomo Leopardi, datata 22 dicembre 1824 e indirizzata al cugino Giuseppe Melchiorri, ha un grande valore storico, letterario e culturale e si aggiunge ai vari reperti dello scrittore di Recanati, tra cui una precedente lettera sempre indirizzata al cugino e datata 29 agosto 1823. Risale al periodo in cui lo scrittore si trovava a Roma prima di iniziare il cammino tra Milano, Bologna, Firenze e Pisa fino ad arrivare a Napoli nel 1833 e dove morì poi a Torre del Greco nel 1837. La lettera è stata segnalata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e testimonia la realizzazione di un'edizione del testo greco che consentisse la più corretta traduzione di un libro poco conosciuto da parte del poeta. La biblioteca del capoluogo partenopeo è la terza in Italia dopo Roma e Firenze ed è la sede del più importante fondo leopardiano che comprende oltre alle lettere anche autografi, opere a stampa e altri documenti relativi al poeta. Il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, afferma che è una notizia di grande rilievo per il mondo della cultura italiana. Si tratta di un documento di grande valore che arricchisce ulteriormente il già ricchissimo patrimonio della biblioteca e ci permette di conoscere meglio la vita e il pensiero di uno dei più grandi poeti della nostra storia. San Giorgio a Cremano, il comune si riempie di solidarietà per la Giornata Internazionale della Donna. Il mese di eventi dedicati alle pari opportunità si è aperto con la mostra itinerante a cielo aperto realizzata attraverso piccole opere d'arte, disegni e storie dedicate alle donne realizzate a fisse in strada e nelle ville dagli studenti di tutto il territorio. Ogni giorno, subito dopo l'edizione delle ore 13.45 del TG, da lunedì al venerdì, l'approfondimento di Campi Flegrei TV in onda sul canale 99 del Digitale Terrestre, sul sito web www.tvcampiflegrei.it e sui nostri social network. Parleremo di sanità e delle condizioni in cui sono costretti a lavorare medici, operatori sanitari, ma anche di benessere e nutrizione con esperti del settore. Ricerca, focus sul mondo dell'università e dell'insegnamento e poi cronaca, attualità, la riforma della giustizia con la voce di magistrati e avvocati, ampio spazio al lavoro e alle vertenze ancora in corso, al welfare, all'ambiente e al cambiamento climatico. Infine cinema, musica e spettacolo con le offerte che il territorio campano propone ogni settimana. In diretta da lunedì al venerdì, lo ricordiamo, canale 99 del Digitale Terrestre dopo il nostro telegiornale delle 13.45. Non mancate! E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con lo sport. Serietà, garanzie e rispetto delle tempistiche sono le premesse fondamentali per la creazione di un percorso che condurrà al successo, sviluppo, crescita costante e raggiungimento degli obiettivi. Un sogno? No, è la realtà di Cofim SRL, azienda di impianti e sistemi segnaletici. Da 30 anni ti indichiamo la giusta direzione. www.cofimsing.it. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché? Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Gruppo Parzi.
spaziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Somek, eccellenza nel settore della carpenteria e serramenti. Partner di marchi come McDonald's, Roadhouse, Autogrill, Chef Express, Motta e Campari, Poke House, Calavera, Wagamama, La Feltrinelli, Metro Cash & Carry, H&M e tanti altri. Operatività su tutto il territorio nazionale con lo scopo principale di soddisfare ogni singola richiesta del cliente garantendo qualità, precisione e affidabilità. Somek, se vuoi il massimo, sai a chi affidarti. Lux.com. Più servizi, più prevenzione, più salute. E non solo. Offriamo anche la possibilità di accedere a vari servizi come holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma. Senza dimenticare il nostro spazio benessere, per chi ricorda, mens sana in corpore sano. Cosa aspetti? La farmacia Solpatara è proprio quello che stavi cercando. Efficienza, qualità e anche tanto relax. Vieni a trovarci in via Solpatara 119 a Pozzuoli. Troverai personale altamente qualificato che ti supporterà nella scelta del percorso adatto a te e alle tue esigenze. Farmacia Solpatara. Dottoressa La Marca. Prezzi alle stelle? Troppi rincari? Vuoi risparmiare carburante dal 15% e fino al 45%? Che cosa aspetti? Sfrutta l'opzione New Compact Hydrogen System, installabile su auto a benzina, diesel e gas. Chiama CRV Centro Revisioni Auto e Moto e pianifica il tuo mega sconto. Sicurezza, professionalità e solo servizi di elevata qualità. CRV. Ti aspettiamo in via Ianfolla 308 a Napoli. Rieccoci in diretta con lo sport. De Laurentiis è intervenuto sui lavori per lo stadio Maradona a Napoli e ha detto: non rifarò l'impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli. Ce ne parla Gaetano Scotto. Ancora novità in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista al TGR Campania. Tra gli argomenti trattati, quello relativo alla questione stadio. Con le parole del patrono azzurro, non rifarò l'impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli. Una vera e propria bomba sganciata dal patrono, che vuole quindi investire ulteriormente sul territorio campano e per il Napoli. Ciò fa pensare anche e soprattutto al rapporto con il sindaco Manfredi, che dovrà essere consolidato in virtù dell'ampio progetto che ha in mente. Una squadra azzurra che domani affronta il Torino allo stadio Diego Armando Maradona e che si affida al mister Calzona, il quale è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. La telefonata per l'accordo con il Napoli è durata 40 minuti. Non ho mai avuto un dubbio e un'offerta del genere non si può rifiutare. La comfort zone non fa per me, io amo le sfide, ho sentito il carico delle responsabilità di rappresentare una regione e con me la mia famiglia, perché si rendeva conto del peso di tutto ciò.
Occupiamoci della partita Napoli-Torino, sarà affidata al fischietto di Orsato la gara di venerdì sera, una designazione figlia delle polemiche della scorsa giornata di Torino-Fiorentina. Sentiamo il servizio di Lorenzo Liguori. Sarà il signor Daniele Orsato a dirigere Napoli-Torino, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Preti scarpa gli assistenti, Perenzoni il quarto uomo. Nella sala VAR la coppia Valeri-Marini. L'esperto arbitro classe 75 ha diretto ben 40 volte in carriera gli azzurri, articolate in 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. La più recente è stata in occasione dello 0-0 con la Lazio e l'Olimpico, precedentemente sempre in questa stagione la sconfitta per 1-0 all'Allianz contro la Juve e il pareggio casalingo con il Milan. Score decisamente negativo per i Granata con il fischietto di Schio. Nei 28 precedenti, 9 pareggi, 14 sconfitte e appena 5 successi. Orsato, arbitro più che affermato e di caratura internazionale, è stato designato per la gara di venerdì sera anche per le polemiche della sfida di settimana scorsa tra Torino e Fiorentina, che sono costate lo stop per un turno al signor Marchetti dopo i ripetuti errori sul campo. Errori che hanno portato le panchine delle due squadre a scaldarsi molto, su tutti gli allenatori Ivan Juric e Vincenzo Italiano, venuti addirittura a contatto. Non è bastato il chiarimento tra i due colleghi in Mixed Zone nel post-match. Per il tecnico croato sono arrivate 2 giornate di squalifica, quindi non sarà presente in panchina al Maradona. In particolare, l'episodio della discordia è stato l'espulsione di Samuele Ricci durante il recupero del primo tempo. Anche il centrocampista Scuola Empoli non sarà dunque della partita. Essere il capitano del Napoli è una grande responsabilità, queste le parole di Lorenzo, il terzino azzurro è il primo ospite del nuovo format del Napoli, Drive and Talk, le sue riflessioni su cosa significa indossare la fascia da capitano e su come gestire le critiche. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato il primo ospite della nuova rubrica lanciata sul canale YouTube del Club Azzurro dal nome Drive and Talk. Tanti i temi toccati dal terzino classe 93, a cominciare proprio da cosa significa essere capitano del Napoli. Questa fascia l'ha indossata il più grande di tutti, quindi una responsabilità in più. Spalletti decise di darla a me l'anno in cui ci furono tutte quelle partenze, ho cercato da subito di rappresentare al meglio i miei compagni. Devi essere pronto a tutto e gestire tante cose, però fare il capitano mi piace e spero che i ragazzi siano contenti di me. Quando Spalletti mi ha fatto capitano, la cosa più bella è stata ricevere l'approvazione dei miei colleghi e dei miei amici, anche di chi era qui da più tempo. Vuol dire che mi stimano come persona. Come gestisco le critiche? Prima le vivevo con difficoltà, ora no, prosegue il numero 22 azzurro. Ormai c'è gente che lo fa apposta per prendersi 3 minuti di visibilità, per questo leggo poco e sono tranquillo. Le critiche ci stanno e uno deve essere bravo ad andare avanti, perché questo è uno sport che ti porta tante pressioni. Quello che però sta diventando brutto è che dopo una partita fatta male ti offendono la famiglia e i figli. Lì si va oltre rispetto alla classica critica costruttiva del tifoso. Non è giusto dire certe cose per una partita di calcio che non è andata come speravi. E adesso le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia.
Maple Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentare. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento di rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Hai sognato quell'auto? L'hai voluta? Desiderata e sempre rinviato l'acquisto? Oggi tutto può diventare finalmente realtà. Da New D'Alterio Cars vendiamo auto a chilometro zero e modelli usati. Trattiamo i principali marchi del settore, tra cui Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo e tanti altri. Vari modelli, da quelli super economici alle auto di lusso. Non perdere la tua occasione. Ti aspettiamo in via Cicori 34 a Quarto. Troverai esperti qualificati pronti a consigliarti e ad accompagnarti nella scelta dell'auto che fa per te. Ti attendono prezzi da capogiro e super scontati. Che aspetti? Chiamaci al 334-3613-759. New D'Alterio Cars, da 26 anni leader del settore. Ed è tutto per questa edizione, la nostra informazione torna domani alle 13.45, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata.